tutto a quelli di base e dal basso e del movimento operaio politico e sindacale. Agire e intervenire con teoria della prassi per lo sviluppo di una democrazia reale, mantenendo sempre e costantemente, diversamente da tanti e troppi altri, una coerenza tra principi di liberazione ed emancipazione di masse di cittadini e di lavoratori e strategie di lotte sociali e politiche, per riaprire gli spazi di democrazia sociale chiusi dai gruppi di potere oligopolistici che, senza trovare più alcuna vera opposizione, tendono ad approfondire i solchi storici che emarginano e separano i gruppi sociali più sfruttati in una società ogni giorno più invivibile, dove, per dirla con una sua frase, la tecnologia copre una nuova barbarie. E così lui, che si schermiva dicendo di essere incapace di dare valenza organizzativa a quanto riteneva indispensabile organizzare per una lotta politica, dice: io non sono capace di organizzare, in realtà ispirava elementi di coordinamento e di ordine intellettuale e morale tali da fargli diventare poi le basi concrete e organizzative delle azioni militari e di organizzazione dei movimenti. In tutto ciò, quindi, io personalmente, ma credo anche molti altri che l'hanno conosciuto, avvertiamo il rischio di dare di Salvatore quasi un'immagine parziale, in parte distorta, senza volerlo, che è quello da cui lui però fuggiva sempre. E temo che però anche noi, io intendo, abbiamo contribuito a questo rischio di ridurre l'opera alla personalità di Salvatore, definendola calma e di getto appena ricevuto la notizia della sua morte, con dolore nel cuore più che con la mente, l'abbiamo definito un intellettuale organico gramsciano. Che certo è vero, ma che nell'attuale diffusa insignificanza della storia della cultura che descende dell'Italia, ancor più della obliterata storia e cultura del movimento democratico operaio di massa, che segna irreversibilmente anche il futuro, ai molti dice poco soprattutto a chi non sa cosa significa intellettuale organico e ancor meno di tipo gramsciano. Per individuare le caratteristiche allora di questa figura, occorre considerare come essa corrisponde ad un tipo di soggetto che non è pacificato con la realtà dominante, ma usa il pensiero e la scrittura non come rifugio o come balsa, ma come un'arma che utilizza con rabbia e indignazione verso gli inganni e le ingiustizie di ogni specie, compresa quelle naturali che negli ultimi anni hanno colpito Salvatore, il fisico. Per questo, scrivendo l'annuncio della scomparsa di Salvatore, abbiamo gridato come tersite contro i belli, ricchi, forti, sanguinari, saccheggiatori di città e comunità, che invece gli sono sopravvissuti e gli sopravvivono, continuando a saccheggiare il residuo potere dei molti a favore dello sconfinato molto potere di pochi, continuando a lordarsi di fatto del sangue dei più deboli, dei lavoratori, dei ceti popolari e dei più deboli, a cui Salvatore si sentiva ed era assolutamente organico. Ecco cosa significa la locuzione intellettuale organico gramsciano, organico al più debole, al più sfruttato, a quello che non ha voce, non perché non ce l'ha, ma perché gliela tolgono, gliela impediscono. Difficile da comprendere in una fase come questa di rifiuto della nozione classica di verità, oggettività, progresso e ragione, nonché di estremo relativismo culturale, parte integrante di una specie di senso comune o falsa coscienza, che danno l'illusione di vivere in un'epoca scevra da ogni illusione. Una situazione diffusa che coinvolge in prima persona la crisi dell'intellettuale, epiteto diventato ormai sgradito a loro stessi perché viene considerato sinonimo di astratto dal sociale, dalla storia, dal mondo reale, in quanto all'opposto di D'Albergo hanno smarrito la nozione gramsciana dell'intellettuale.
cioè un soggetto che non pretende di fare la storia con la sua sola cultura, che non si distingue per il parlare bene o per la mera eloquenza, e tantomeno costituisce, come nella tradizione borghese sino ad oggi ininterrotta, un ceto privilegiato, bensì un soggetto che, lungi dal costituire una classe a parte, pone il suo sapere e le sue competenze al servizio del proletariato, legandosi organicamente ad esso e quindi alla sua lotta. Dato che i più hanno perso tale nozione, si è arrivati al punto che anche alcuni dei più bravi non riescono neppure a distinguere tra un intellettuale organico al proletariato, vale a dire al terzo, tra il partito, il sindacato, il terzo proletariato che sta tra il partito, quindi non organico al partito, non organico al sindacato o soltanto, ma organico al soggetto sociale, che è la cosa più importante, non riescono più a distinguere tra un intellettuale organico al proletariato da un intellettuale borghese. È il più considerato persona magari rispettabile, amico della sinistra, e quindi basta questo titolo per dire, siccome è rispettabile, amico della sinistra, insomma è un bravo intellettuale, o addirittura può sostituire un intellettuale organico. Temo quindi il rischio che, malgrado proprio per la stima e l'ammirazione per la sua immensa produzione e opera intellettuale, per il suo irrefutabile apporto teorico nei più svariati campi del sapere, non solo del suo campo professionale, si trascuri involontariamente la sua specificità, in primis la sua umana pienezza, scevra e del tutto opposta ad ogni tipo di ipocrisia e di mediocrità, stupefacente per generosità, disponibilità, sensibilità e attenzione per ogni singola e qualsiasi persona. Basti il solo esempio di quell'incredibile modo di fare con i bambini, che da grandi li porta a ricordarsi di lui con un affetto tale e quale a quel che potrebbero portare o che normalmente si porta per il più caro dei propri genitori. Per la perspicacia che gli permetteva di aiutare gli altri, capendo subito il bisogno dello stato d'animo altrui, persino prima e meglio di chi viveva nello stato. Non sono certo che queste parole possano rendere l'immagine di un uomo sociale a tutto tondo qual era Salvatore. Un uomo sociale a tutto tondo che faceva base nel territorio, non solo quindi di uomo sociale nel senso in cui ognuno è uomo sociale, forse più facile da spiegare con esempi anche se parziali. Diciamo un grande uomo con la mente, forse più grande che si possa conoscere, come è stato detto da alcune testimonianze, un uomo sociale, vorrei dire, non solo nel senso di un io individuale e sociale, tra loro inseparabili, ma nel senso di un io unitario, soggettivamente espresso e testimoniato con forza e coerenza specifica dal vissuto sociale in cui Salvatore era costantemente immerso, espressione, testimonianza nel solco della storia sociale del movimento operaio democratico, che danno il senso di una sua intramontabile presenza, intramontabile. Non si può definire l'eccelsa personalità di Salvatore d'Albergo né apprendere il vero significato e contenuto di tutti i suoi apporti teorici se non lo si celebra come uomo della base sociale e come uomo sociale a tutto tondo. Per questo lo vediamo impegnato in molti più luoghi di quanto normalmente nelle sue biografie ci si ricorda di dire, sia in alto, sia nel territorio sociale, in basso, nel luogo cioè di elezione e unico luogo vero e possibile di inveramento e attuazione della democrazia. Qual è il territorio? Donde i suoi permanenti interventi sulla rivista della Lega dei Comuni, su quelle dell'ANCI, analiticamente riferiti alla programmazione democratica dell'economia e quindi al ruolo e alle lotte delle forze sociali e di classe del territorio, sia con i piani di impresa che il rapporto all'ente locale, inteso come soggetto della programmazione economica nazionale.
non come il soggetto che si occupa dei giardinetti, come accade oggi con la revisione del titolo quinto della Costituzione, ma l'ente locale in quanto espressione istituzionale del territorio sociale, cioè dell'unico luogo dove esiste il sociale, perché è l'unico luogo dove la gente vive, lavora, studia, e deve esprimere quindi la rappresentanza degli interessi materiali e sociali del proprio territorio, quindi deve essere un'istituzione non che si occupa del locale, ma che si occupa del nazionale, che trasmette a livello nazionale quelle che sono le domande, i bisogni e le proposte del sociale territoriale, cioè della gente che vive nella realtà, come d'altra parte dice l'articolo 49 della Costituzione. Quindi un soggetto della programmazione nazionale, delle scelte economiche nazionali, non dei giardinetti, o la che poi oltretutto non possono neanche essere fatti perché dipendono da quanti soldi gli danno al centro, no? Questo è il federalismo, è esattamente questa cosa, la separazione, così come sulla questione del nucleare. Perché sul nucleare l'Italia è l'unico paese che ha vinto? Perché c'era una Costituzione in cui diceva il territorio ha potere nazionale di decisione, mentre loro dicevano la questione è nazionale e quindi decide il nazionale. Eh già, il nazionale non è un'astrazione che sta in alto nel cielo, un etere, no? Il nazionale è il territorio, il territorio è nazionale. No? E quindi, sulla base di questo, i territori hanno fatto valere, un paese al mondo ha fatto valere la forza della decisione del rifiuto del nucleare, per quanto loro si appellassero al fatto che era una questione che riguardava il nazionale, cosa che hanno fatto in tutti i paesi del mondo, cosa che in un paese centralistico come la Francia o altri, dove le autonomie locali non sono riconosciute per Costituzione, le centrali nucleari sono nate come funghi semplicemente perché il Presidente della Repubblica ha deciso che bisognava fare 100.000 centrali nucleari. Quindi questo è un esempio molto significativo della battaglia a cui poi il Salvatore ha partecipato, come ricordava anche prima Agostinelli, insomma, nella battaglia contro il nucleare, che è anche una battaglia contro la forma del potere atomico, che non è solo il potere dell'arma, ma anche una forma del potere di comando dall'alto, dei pochi sui molti. Per questo dicevo, lo vediamo sempre impegnato un po' dappertutto, e storica questione su cui forse le forze conservatrici sono riuscite a vincere una battaglia, la battaglia è stata proprio quella di bloccare l'attuazione della Costituzione, impedendo che la riforma delle autonomie locali riconoscesse questo ruolo e questa funzione costituzionale di soggetto della programmazione nazionale, quale doveva essere anche la regione come soggetto della programmazione nazionale, mentre la regione comanda sul basso e invece direi esprimersi con un potere che dal comune alla provincia alla regione arriva fino a Roma al Parlamento prima che al governo per dare le indicazioni su come programmare non questioni banali, ma l'economia in particolare, quindi controllare le imprese. Tant'è che su questo punto per tutti gli anni 70 e 80 non si riusciva a fare la riforma degli enti locali. Quando si è fatta la riforma degli enti locali? Nel 90, quando il PCI è stato cancellato, quindi è arrivata la riforma Bassanini, che hanno cancellato i comuni come soggetto della programmazione nazionale e l'hanno ridotto a soggetto dell'occuparsi del bambino proprio, come se il bambino non avesse anche adesso un rapporto con le forme del potere nazionale. In tale lotta per uno stato delle autonomie e dell'elettorato locale come anello di base di una ascendente programmazione democratica dell'economia, come nesso e prolungamento del controllo sociale dei piani di impresa, troviamo Salvatore impegnato sia in alto, anche nell'IRES nazionale della CGIL, sia in basso,
ovunque lo chiamassero i consigli di zona, i consigli di fabbriche, i consigli di quartiere, D'Alberto c'era. Ovunque e in qualunque luogo del territorio sociale della nazione che assumeva quasi come una categoria teorica, come luogo di elezione e di elaborazione della sua stessa teoria della forma dello Stato, della prassi di lotta politica e dell'elaborazione teorica e politica, sia generale sia della teoria marxista dello Stato. Da grande conoscitore di Gramsci, forse il più approfondito conoscitore dell'interesse del pensiero di Gramsci, che altri conoscono prevalentemente per le categorie più conosciute, spesso più ripetute che applicate, e convinto assertore della validità della togliattiana strategia delle riforme di struttura, donde le lotte, gli scioperi per le riforme di struttura negli anni 70, e convinto del processo di transizione democratica al socialismo, tutto questo era, costituiva insomma, un po' la base sia di azioni, di iniziativa, pratiche di lotta che teorica, e che era poi il complesso delle cose tanto tenute dai poteri capitalistici forti, al punto che la trilateral capitalistica, tra cui Kissinger, l'ambasciatore USA e l'ambasciatore USA in Italia, Elici, Gelli, eccetera, arrivarono a denunciare allarmati, proprio in base a questa strategia togliattiana, gramsciana, del PC, che in Italia i comunisti stanno vincendo con la democrazia, questo è chiaro. In Italia stanno vincendo con la democrazia i comunisti, è una cosa che cambierebbe la storia del mondo, perché se diventa possibile una cosa del genere come esempio, diventa un pericolo per tutti, no? A destra come a nord. Quindi, impegnato ad approfondire i temi economici del potere privato e pubblico, del capitalismo di Stato, del diritto pubblico economico, ecco un'altra specificità, diversità di Salvatore, come nessun altro degli specialisti delle varie discipline e dei tanti costituzionalisti e giuristi, Salvatore ha saputo contribuire sempre in rapporto di lavoratore al pluralismo e alla dialettica lotta tra le classi, fin anche legittimato dalla Costituzione, a una visione in cui lo Stato è una forma espressiva e storica della questione sociale. Chi si ricorda di tutto quello che è stato l'essenza dell'opera di D'Alberto e della sua personalità? E appunto temo che si faccia torto se lo si fa passare o lo si riduce ad essere un costituzionalista, un docente, un giurista o anche solo un intellettuale. Allora lo diciamo brutalmente, così che nessuno si sogni di fare in albergo uno da